Salute bella gente, faccio un riepilogo Darknet perché ho visto tantissima confusione, come se avessi fatto ancora più polvere. E quindi partiamo dall'inizio. La rete. Va bene? La rete intera. Facciamo finta che è questo vaso. Quello che conoscete, parlo del 99% delle persone, è questo. Il web. Ok? Questa è la proporzione. Anche un po' più piccolo il vasino, così piccolo. Così. Detto questo, la rete in chiaro si chiama web ed è caratterizzata dal simbolo che contraddistingue tutta la rete, che è il famoso HTTP, che vuol dire Hypertext Transfer Protocol, due punti barra barra, e dopo parte il tipo di rete. WWW è il World Wide Web, il famoso web, senza World Wide, si chiama web. Invece la parte senza il WWW fa parte di altri domini che sono comunque nella rete in chiaro, però non sono parte del web. E così sono anche i domini .info, .arpa, quelle robe assurde, .disco, .mix, .production, .qualsiasi cazzata si può mettere dopo il punto ormai, e però non sono incorporati nel web, sono incorporati in una nuova infrastruttura che magari ne parleremo un'altra volta, perché questo qua è solo dedicato a Darknet. Darknet è la parte diciamo cipollosa. Per accedere a questa rete è non consigliabile, è obbligatorio munirsi di due cose. Una è il VPN, Virtual Private Network, e la seconda è il browser che accede a quella rete, perché se voi andate su un link.onion, per esempio, no? Qualche sito di Darknet, e però lo inserite nel browser normale, tipo così, per esempio, prendiamo il mio sito Onion che sto facendo con calma, no? Lo mettiamo qua, paste and go, e ti dice che non è possibile, perché vedete è un indirizzo unico, senza punti, senza un cazzo, quindi una parola unica lunghissima. Vi danno così gli indirizzi, poi se vuoi puoi comprarne uno con la scritta Vinco Pallino, quello che vuoi. Punto onion, non è né punto com né punto questo né punto quell'altro. Punto onion va da un'altra parte, insomma, va a pescare nel contenitore grande, che però non è mappato. Google si occupa di mappare il web, che però è poca cosa, perché insomma sì, nascono siti, muoiono siti ogni giorno, migliaia probabilmente, milioni anche forse, ma è facile la cosa perché riguarda poco della rete. La maggior parte della rete è quella che non conoscete. Ultimamente sono poeta, pazienza. Però se noi questo stesso indirizzo, dopo aver scaricato il WinScribe, che vi lascerò il link in descrizione, dopo aver scaricato il Tor, che di cui parlavo prima, VPN Tor, si andrà a eseguire il VPN per essere protetti da eventuali attacchi. Perché comunque è una specie di proxy, va da una parte, poi quel computer là lo manda da un'altra parte. Quando il sito su cui tu vuoi andare risponde, risponde non a te, risponde a lui e lui risponde a te. Per cui magari lo fa 2, 3, 4 volte, per cui va anche abbastanza lenta questa cosa. Io vi consiglio Romania perché va molto veloce. Ciao Miki. Tanto per cambiare, in Romania non è l'unica cosa che funziona. Ha una brutta reputazione in Italia e la Romania, ma invece andatela a visitare, vi consiglio. Quando avviate il WinScribe, che è questo, non fate l'errore di tenere qualche video aperto su YouTube, robe del genere, cioè chiudete
Non chiudete, fermate tutto. Io per esempio il Telegram desktop lo lascio aperto. Arriva anche qualche messaggio durante che sono collegato con il WinScribe, perché vedete, il WinScribe vi dà 10 giga al mese. Io uno l'ho consumato, però fra un po' si rinnova. Diciamo che 10 giga vi bastano e vi avanzano. Cominciano a mancarvi se cominciate a scaricare video da Darknet, robe pesanti, no? O se siete dei pedofili del merda. In quel caso 9 giga non sono niente, perché per voi i filmati devono essere HD, quel pedofilo là, quel bambino, eccetera. In questi due casi non vi bastano 10 giga, negli altri casi, vedete, siamo a non so a che giorno del mese, siamo al 21, però non ho finito per niente il tempo, il giga. Ovviamente questo qua vi mangia la connessione, per cui fermate tutto, no? Eventuali download, tutto, tutte le robe pesanti, no? Facebook lo potete lasciare là, non succede niente. Fatto questo, mettete giù questo qua e avviate il Tor. Il Tor è un semplice browser, come Opera, come Firefox, come Brave che ho usato prima, quello tutto nero, come BitTube browser, come, che ne so, Safari, come Google Chrome. Tutti questi qua sono dei browser, però gli altri non vanno in questa rete, invece questo sì. Quando lo avviate a pieno schermo, vi avvisa, attenzione. La massimizzazione dello schermo, cioè metterlo così a finestra intera, cioè questa cosa qua, fa sì che ti possano individuare. Poi, ovviamente, loro parlano di un'estrema sicurezza che a molti utenti normali non serve affatto. Per cui io faccio così, tac, e tac, lo metto qua ed è come se fosse grande, solo che non è grande. Per esempio, esistono vari market. Uno è Silk Road. Adesso siamo dentro nella rete, vedete? Punto Onion. Ecco, provo a incollare il sito di prima. Vediamo se funziona. Cazzo, funziona. Weblink non funziona più perché hanno cancellato il canale Gianni Flesso su YouTube. D'altra parte io, cioè, non mi piego ai copyright, stando attento a cosa carico. Io carico quel cazzo che voglio. L'ho sempre fatto dappertutto. Gli unici che fanno problemi è YouTube, per cui YouTube per me può crepare, come già sta succedendo. Ha perso il 35% delle visualizzazioni negli ultimi mesi, per cui diciamo che manca poco, dai. Manca poco e resterà il ritrovo di sfigati che non hanno capito un cazzo e pensano che invece di andare dove si vuole a mettere quel che si vuole, bisogna stare là a mettere quello che vogliono loro. Per cui, boh, ragazzi, ma datevi una svegliata. In ogni caso, poi c'è anche Tonska, un altro market. Io diciamo, li chiamo Tonska, ma si chiama Tochka. Ecco, Tochka. Tonska è più bello. E ci sono i market, no? Per esempio, lui ti fa fare comunque subito il cap. No? E dopo ti chiede, allora vi spiego un attimo la registrazione nei market, se volete comprare droga, armi, carri armati, uno stalker, anche si può comprare di tutto, diciamo, bambini morti, vivi. Ragazzi, se avete stomaco andate in questa rete, oppure se vi interessa qualcosa, casomai io vi do i link dei market, anzi li metterò nella descrizione, così quando avete fatto tutte queste operazioni e siete col Tor browser potete... All right, guys. La registrazione a questi siti, market, parlo, e anche gli altri, perché comunque non è una cosa completamente anonima. Loro ti dicono, ecco, username dummy, passphrase, cioè direttamente username e password, basta. Cioè, non c'è, vedete che non c'è un'email di recupero, invite code eventuale, sei un venditore, sei un compratore, captcha di nuovo e register, basta, fine. Quindi non c'è un'email di recupero. Ciò significa che se voi perdete per caso la vostra password, vi attaccate al cazzo.
E assieme a voi si attaccano al cazzo anche i soldi che avete dentro in questo market, perché tante volte c'è, non so, il reso, il resto, il premio. Perché per esempio facciamo il login qua, direttamente vi faccio vedere, così. Yasi. Così vi faccio vedere direttamente sul market più stagno, il più vecchio del mondo in assoluto. CHB Raff. Ah sì, abbiamo massimizzato lo schermo, non bisogna assolutamente, via. Vi ho detto già che è lento, per cui bisogna. Potete cercare oppure anche facendo escrow conviene perché 50% flat earth, 50% flat earth, 50% vuol dire che paghi il 50%, poi se c'è qualche problema il 50% te lo prendi comunque nel culo. Questo ho capito io, poi magari mi sbaglio, andrete voi a controllare se vi interessa. Both vuol dire qualsiasi pagamento, escrow è il più sicuro in assoluto. Con escrow il market non garantisce per i soldi, però garantisce di risolvere il problema e quindi questo non è poco. Infatti io li ho sempre risolti eventuali problemi, piccoli problemi. Per esempio adesso ne sto avendo uno e vedremo, secondo me verrà risolto come gli altri. Poi ci sono le categorie: semi concentrati, mangiabili, hash, weed, cannabis, questo parliamo di droga. Poi accounts, no, accounts, ci sono diversi livelli di stalking. O compri uno che cracca un account di Facebook di uno che vuoi stalkerare, ci sono diversi livelli di stalking, tipo non so, email, bombing, roba del genere, SMS, indifferente, Facebook account blocking, eccetera. Poi livello 2 e livello 3 è veramente interessante, potrebbe essere un pacco, eh? Potrebbe essere un pacco, perché come nel web ci sono i pacchi, come non so, per esempio la bicicletta, quella 150 euro bicicletta elettrica, che neanche una bicicletta normale non costa 150 euro, che cazzo, ma solo un cretino può credere. Beh, andiamo a vederla, dai, eccola qua. Questi signori qua hanno un bel po' di paginette tettine, no? Non è una. Cioè, ma cazzo, guarda che roba. Sembrano i miei bot una volta che avevo su Irknet. Questa è quella vera. E costa, ecco, 3.700. Quella vera. Per esempio i commenti, anche questi, no? Questo ha commentato, questo ha commentato. Humor 1 25 24.000 è sempre la stessa persona. Humor 1 di nuovo, Humor e Leumania best, cioè best te lo dici da solo che sei best. Vabbè, questa cosa qua è così. Torniamo qua e praticamente abbiamo finito. Abbiamo finito, non serve fare logout, il Tor non ricorda le password, non abilitate l'opzione per ricordare le password, vi consiglio di lasciarlo così, non toccate l'impostazione di Tor, va da solo, si collega da solo, se toccate qualcosa potreste non farlo funzionare più, e quindi non toccate un cazzo, l'unica roba importantissima è avere il VPN sempre acceso quando accendi Tor, non accendere Tor se il VPN non è attivato. Detto questo, vi dico ancora un'altra cosa, attenzione quando uscite di disattivare il VPN, perché se no continuate a navigare in maniera web, eccetera, YouTube e altre idiozie inutili usando il VPN e consumate questi giga qua. Mi è capitato di recente un amico che aveva bisogno di qualcosa che non si trova sul web. Voi direte tutto si trova sul web, no? C'è Amazon, c'è Google, c'è YouTube, no? Troviamo tutto. Questo video per precisare che tutto quello che chiamiamo web è
è una piccola parte della rete, la quale è praticamente impossibile da calcolare come dimensione. Si calcola in 8 zettabytes, dati di qualche settimana fa, che non vi sto a dire neanche quanto è, andatelo a vedere. È un bel po', diciamo, più, un po' più di un hard disk, ecco, diciamo. Questa rete, di cui il web è forse il 3-4%, quindi vi dà un'idea di quanto c'è di non indicizzato, perché come vi avevo detto nel video ricerca Google, andatevelo a vedere casomai, non ripeto, la ricerca non esiste, il motore di ricerca, esiste un file di testo dove Google tiene tutti gli indirizzi. Se lo paghi te lo tiene, se no non te lo tiene, e tu cerchi, so, Pinco Pallino, che è il tuo nome, e non trovi niente perché non hai pagato Google per i siti dove si ostano i siti web. Diciamo, i server pagano loro Google e poi ti offrono il servizio gratis. In ogni caso, Google non cerca un cazzo, è una cosa che riporta link preimpostati. Se ce l'ha impostato te lo mostra, se no non ti mostra niente. Questo vale per il web, ovviamente. La parte non indicizzata della rete viene chiamata in tanti modi, che poi tra l'altro si divide in tanti settori un po' diversi tra loro, che non sono proprio uguali. La chiamano Deep Web, la chiamano Darknet, che poi il Darknet è leggermente diverso dal Deep Web. Il Deep Web è appena appena scopri che c'è qualcosa di più dei 4% che credevi il totale. E ovviamente per accedere a queste reti qua non ci sono i bevi palle, come ho fatto il video e ne farò un altro fra poco. Non ci sono questi poveracci qua. C'è gente che veramente prende il controllo della vostra vita, non del vostro computer, quindi bisogna stare molto molto attenti, e per premunirsi io consiglio, e non solo io, un po' tutti lo consigliano, e ovviamente dovete informarvi anche su questo, perché ce ne sono diversi di VPN, che vuol dire Virtual Private Network. In sostanza, si tratta di un tunnel che tu utilizzi, una specie di, il funzionamento è come l'IPv6, per chi lo conosce. C'era il tunnel broker, c'era il client, c'era il relay dove tu passavi. In questo caso, chiunque cerca di intercettare la tua connessione, cioè la tua richiesta di dati a un sito o la tua risposta da parte di quel sito verso di te dei dati richiesti, cioè governo, eventuale hacker, eventuale rubatessere di pagamento, perché ci sono certi che rubano, diciamo, i tuoi dati della carta di credito, che ovviamente come fai a pagare? Glieli devi dire a un sito. Appena quel sito li sa, può fare un acquisto a nome tuo da un'altra parte. Cioè, se voi pensate che esiste la sicurezza, siete dei poveri fessi, ve lo dico subito. La sicurezza non esiste. La sicurezza esiste a parole. Bla 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 bla, Salvini, porti chiusi. Già, i porti chiusi non erano vero un cazzo, andate a vedere le ultime notizie. È tutta una presa per il culo. E quindi, io vi, diciamo, non sono un grande esperto, no? Perché, come ho detto altre volte, io ho notato che se mi fossi soffermato su certe cose avrei saputo solo quelle tre, quelle due, quelle a una, e poi mi sarebbero sfuggite una botta di altre cose. E quindi a un certo punto imparo un po' di tutto, poi qualcosa lo approfondirò e qualcosa no. Quello che ho imparato su questa cosa della rete, e ovviamente io voglio condividerlo con voi, e se può esservi utile ve lo dico. Quindi passare attraverso il Virtual Private Network è il primo passo, diciamo. Una volta fatto questo, anche qua, piccola parentesi, ci sono certi che ti danno, non so, 100 mega al giorno e basta, no? Poi hai finito il VPN e quindi sei sprotetto, cosa che non consiglio di fare. Non siete sul web, qua, cioè qua potete aver rovinato la vita per una cazzata o anche senza fare niente. Quindi,
diciamo, si entra con l'armatura in questo posto. C'è poi un altro passo da fare per essere completamente al sicuro da eventuali. Il browser. Il browser vi consiglio di usare il Tor browser, questo qua. Fa automaticamente la connessione ai proxy del caso con la sua rete, hanno una loro rete di protezione che aggiunta al VPN vi mette quasi completamente sicuro, diciamo c'è una minimissima possibilità, ma in tutti i casi c'è il rischio, non esiste la sicurezza totale. Ah sì, se pensavate che la sicurezza esiste, non esiste, vi informo, perché appena fatta una misura di sicurezza, basta usare la stessa backdoor che quello che ha creato la misura di sicurezza ha previsto ed entri tranquillamente. Di solito la password è 123, cioè faccio per semplicità, ma avete capito il concetto se siete svegli. Detto questo, torniamo. Questo browser qua fa tutto quanto da solo, vi avvisa se non è in grado di stabilire una connessione sicura e quindi poi siete voi a decidere. Non attivate mai questo. Visualizzazione a pieno schermo, l'icona in mezzo. Mai, perché è possibile, cioè vi rendete più vulnerabili da soli. Ci sono dei programmi che monitorano i browser aperti a pieno schermo. È un trucchettino da hacker della polvere, diciamo, però funziona. Funziona perché la gente è completamente stupida e tutti quanti aprono a pieno schermo. Tutti, 99,7% della popolazione mondiale apre il browser a pieno schermo. Cosa ho io qua? Un'altra finestra sotto a pieno schermo. Però non è un browser. Vabbè, comunque, detto questo, piccolo e particolare, andiamo avanti con la storia, perché il deep web, no? Altisonante parola, deep, profondo, profondo. Perché profondo? Perché quello che fate ogni giorno con i telefonini di merda, che guardate le foto, guardate i sociali, cercate amici, in realtà, tristissimo cerca amici questo qua, si chiama libro delle facce. Ma a me ricorda le schedature fatte nei regimi, no? Comunque, scontenti voi. Skype, quest'altro non so che cazzo sia, Google comanda ormai tutto, okay, c'è YouTube, c'è quell'altro, c'è Facebook, adesso di Google, Twitter, sta roba qua, e questo è Yahoo. In ogni caso, qua ci sono tutti gli uccellini che cantano, no? E le cose. Questo qua è appena una piccolissima, piccolissima parte, adesso andiamo a vedere, del totale, che in realtà, fatta eccezione per i dinosauri, dove ho dovuto raggiungere una scritta perché non ce l'avevano messa, Wikipedia, facciamo l'esempio che usate ogni giorno, va a prendere l'informazione là, però poi durante il tragitto la modifica per renderla potabile alla popolazione che compra Amazon sulla spiaggia, che parla dei server senza neanche sapere che cazzo siano, che dice il sole è lontanissimo e radioattivo e che crede di ricercare guardando su Google, che è un mero file di testo. Ogni tanto fa la bravata e va sul sito porno che in realtà è solo uno specchietto per le allodole messo da gente molto più intelligente e preparata, soprattutto perché intelligenti sono tutti, preparata di loro che, come si sa, chi sa una cosa più di te, dal secondo dopo che la sa, può schiavizzarti in tutte le maniere che vuole, solo usando quella cosa in più che sa di te. E quindi auguri a tutti, funziona praticamente così, voi andate a cercare, voi andate a cercare, ci sono certe figure che tipo giornalisti, alcuni, perché la maggior parte non capiscono un cazzo, e copiano da altri giornali che poi magari sbagliano la notizia, devono fare la smentita a tutti e quattro i giornali che hanno copiato. Questi sono i giornalisti, io li chiamo infatti lettori di fogli. In ogni caso ci sono certi giornalisti, certi finanzieri, certi accademici, lo sappiamo bene chi sono, quelli che prendono l'informazione reale,
la manipolano a loro favore finché esce dall'acqua. Quando esce dall'acqua è googlizzata e si chiama riscaldamento globale, abbiamo trovato il dinosauro. Si chiama Tartaria, per esempio, un'altra stronzata. Andate a guardare la Tartaria, che adesso tutti parlano del Mud Flood. Andate a vedere esattamente e onestamente, siatelo con voi stessi, e pensate se tutte quelle cose sono possibili, sono reali o sono una specie di esagerazione. Ulteriori informazioni, non tante perché è un video di mezz'oretta, mi sembra, 20 minuti. Vi invito ad andare a vedere il canale Babylon Decoded, del mio amico Jabba, che è quello che fa le canzoni che metto ogni tanto in sottofondo, dove parla di Tartaria e di come fare una semplice ricerca per verificare che insomma è l'ennesima cazzata. Thor va direttamente fino a giù. Deep web, chiamiamolo così, dark web, dark nel senso che proprio non si sa quanto sia l'ammontare dei computer che sono presenti in tutta la rete. Addirittura non si sa neanche il web, che è quella piccolissima parte che abbiamo detto prima, figurarsi il resto. Questa bianca parte, fuori dall'acqua, è la parte indicizzata, cioè quella dove Google sa che esistono i siti o che non esistono, o che da oggi non esistono più, o che da domani ne esiste un altro, lo aggiungo alla lista. Allora, se uno cerca Pinco Pallino piuttosto che Gianni Flash o piuttosto che un'altra cosa, trova la lista che io ho deciso che trovi. Deciso. Non è un motore di ricerca, è fa solo una corrispondenza di testo. Tu scrivi il testo, se ce l'ha nella sua lista, ti mostra il sito corrispondente a quel testo, se no. Niente, insomma è semplicissimo. Ecco, diciamo che questo è uno schema un attimino più dettagliato su cosa c'è. Per esempio, vuoi capire se esiste, perché esistono, basta andare a cercare, le trovi, non sul darknet. Cioè qualcuno ha portato i rapporti scientifici di tutti i tipi sulla Terra, sui vaccini, sulle scie, sul controllo mentale, anale, tutti quei controlli che vi fanno, perché ormai praticamente siete, non siete più cittadini, cioè, già fa ridere la parola cittadini, perché devo stare in città, non può essere chiamato paesano, perché cittadino, cioè proprio io non accetto questa autoconformazione, e ve lo dite da soli addirittura, però siete andati oltre. Io ovviamente non parlo con voi, che spero siate un po' più svegli di quelli che sto per nominare, ma i consumatori, chi sono i consumatori? Addirittura si autodefiniscono consumatori, c'è addirittura una, più di una, Feder Consumatore Associazione, Asso Consumatori, Asso, ma Asso cosa? Lo prendi nell'asso? Sì, questo sicuro, senza O, lo prendi nell'AS direttamente. Come chiamandolo vita anche, dai, sì, mi ci devo abituare, un po' di sforzo, dai, devo tenere duro, ditelo da solo, intanto che ti chiami consumatore. Cioè, non vi mettono neanche più un ferro rovente nel culo, ve lo danno in mano e voi ve lo mettete da soli. Chiaro? Finita la parte feltri, andiamo al resto. Ci sono, come dicevo prima, giornalisti che, o vari divulgatori di vari tipi, me compreso, e ovviamente io non vado a prendere una cosa, la modifico, se vado a prenderla ve la do come l'ho presa, però non sono tutti come me, e qualcuno pensando magari ai soldi, non so che cazzo, o al controllo semplicemente, il potere su di voi, o su qualcuno. Non gli interessa, a molti non interessa il potere su tutto il mondo, gli basta avere quel suo orticello là, che l'altro non ce l'ha, così lui si sente più figo. Cioè, questo è il senso della vita per la maggior parte della gente, ma per me non è. Se il tempo fosse denaro, io sarei l'uomo più ricco del mondo. E invece il tempo non è denaro, il tempo è il tempo della tua vita che non tornerà più.
No, ci sono dei professionisti che prendono i dati e li portano in superficie, solitamente modificandoli, tipo Wikipedia. Wikipedia vi direte, ma da dove prende le informazioni? Dalle fonti che ci sono, solo che non ve le dice come sono, le ricostruisce, c'è anche l'icona, è una ricostruzione. A forma di palla addirittura, cioè proprio dice tutto l'immagine di Wikipedia. Ricostruiscono a forma di palla una cosa che hanno preso da un'altra parte, senza dirti dove l'hanno presa e senza dirti cosa hanno modificato. Quindi, bravi, provate a modificare Wikipedia, l'enciclopedia di tutti che tutti possono modificare. Io l'ho fatto. Quindi non è proprio come te lo dicono, guarda caso anche stavolta non è come te lo dicono, l'enciclopedia di tutti. No, l'enciclopedia per tutti. Devi credere quella roba là, credere che si possa modificare, tanto tu non lo fai perché non sei interessato, no? Però se voglio posso farlo. Non è vero un cazzo! Vediamo un attimino la vera percentuale, che in realtà anche questa non si sa se è vera. Perché se l'altro ieri hanno aperto 200 siti punto onion e noi non lo sappiamo, questo 500 diventa 510, per esempio, no? Non so, 502. Quindi è impossibile sapere. Già è una hanno culo, diciamo, di avere gli strumenti per misurare questo, che comunque non è una misura affidabile perché esistono siti che non sono pubblicizzati su Google, quindi non li trovi. Or Yahoo, no? Or Yahoo. Cioè, addirittura vi do anche una notizia, ma lo sapete che adesso per fare uno streaming dal computer su YouTube, ovviamente, non si può farlo che dal Google Chrome. Come mai? Nessun altro, solo con Google Chrome puoi farlo. Una volta si poteva con Firefox anche, no? Adesso niente, proprio te lo dicono, in mezzo viene una finestra rossa con scritto: puoi fare lo streaming solo con Chrome. Allora, dato che io mi rifiuto questa dittatura, invece di fare lo streaming solo con Chrome su YouTube, faccio lo streaming con quel cazzo che voglio io da un'altra parte. E così YouTube deve morire o rimanere, come dicevo, un ritrovo di poveri sfigati che non hanno saputo aggiornarsi. Questo è quello che dicevo poco fa. I trafficanti, i famosi database che si trovano, Wikileaks, non leaks, come fanno ad avere queste notizie? Come fanno? Vanno nella parte non indicizzata, si fanno un culo così, perché comunque non è facile trovare una cosa se non hai un motore di ricerca, diciamo così, come faceva il mini me. Quindi è un casino fare le ricerche là, però se sai dei link giusti, su quei link ci sono altri link che ti portano in giro. Sono linkati fra loro questi siti, non avendo un sistema di ricerca, chiamiamola così ancora, si sono arrangiati in questa maniera. Potrete trovare questo se andate in giro, ma lo trovate anche sul web, questa cosa qua è leggermente diversa. C'è scritto polizia postale, roba del genere, per farvi prendere paura, ovviamente. Chiaro che quando dovessero individuare un sito dove ci sono cose illegali, cioè per farla breve, un qualsiasi sito di Darknet, perché nessuno fa cose normali, MDMA, cocaina, armi, funghi e funghi di quel tipo, funghi di altro tipo, e mescalina, e le proiettili per quell'arma che non si vende più, però ho visto che tanti serve, allora vi do i proiettili, quello, quell'altro, droghe, non droghe, sostanze chimiche, quel cazzo che vuoi, puoi affittare una persona per fartela consegnare dove cazzo vuoi in tutto il mondo, per torturarla ed ammazzarla. C'è quello che puoi solo torturare, oppure quello che puoi anche ammazzare. Dipende da quanto paghi, no? Quindi state attenti su questo posto qua, non per andarci, ma quando fate qualche acquisto o quando vi mettete d'accordo con qualcuno in qualche maniera, diciamo fatelo con i piedi non di piombo, ma di piombo con dentro le calze di piombo anche.
dentro negli stivali di piombo. Niente, allora abbiamo finito. C'è questo motore di ricerca di cui vi vedete l'indirizzo qua, si chiama Not Evil, ovviamente vuol dire no, non maligno, non diavolo. Ho fatto una piccola ricerca e si trova subito come hackerare Facebook tranquillamente, ti spiegano come fare, non, niente di grave. Un account ovviamente, no? Non il sito intero. E niente, con questo ultimo consiglio vi ripeto, andateci molto cauti, se non sapete qualcosa non fatela. Niente, bella gente, ci sentiamo più vecchi, spero di essere stato utile. Questo comprende sia il primo tutorial che avevo fatto, sia il secondo, quindi è anche meno tempo, in poco tempo abbiamo visto tutto. Ragazzuoli, saluti e buona navigazione.